Ciao a tutti, prodotti finiti. È passato un mesetto dall'ultimo video, ma ne ho già parecchi, quindi cominciamo subito. Allora, la lacca. La lacca è una di quelle cose che a me dura circa un anno. La uso veramente molto poco, non la uso mai a fine piega, ma tendenzialmente, non so, al secondo, terzo giorno per ridare un po' di volume o se faccio un raccolto a volte. Però insomma è una cosa che uso pochissimo. Questa è la testa nera palette tenuta forte, è il numero 3 come tenuta, diciamo, e a me piace veramente molto, ha un buon profumo, ma quello che mi piace di più è che non appiccica affatto i capelli, non li rende legnosi, si toglie via con una spazzolata senza lasciare alcun tipo di residuo. Mi piace la tenuta forte anziché l'extra forte perché io appunto la uso più per dare volume, ma mi piace che il capello resti morbido. L'ho ricomprata perché sinceramente mi piace molto. La quarta confezione finita quest'anno di Glenova crema vellutante latte di mandorla piedi e mani. Ve ne ho parlato tantissimo di questa marca e anche di questa crema. Si tratta di un'azienda italiana che produce prodotti dal bassissimo costo. Io questa la pago 1 euro al mercato senza paraffina. Parabeni e siliconi, ottima, ottima, non ho altro da dire. Idrata ed è anche curativa sulle mani. Io ho le mani parecchio secche, mi si formano taglietti. Con questa mi trovo benissimo, fantastica sui piedi, comoda perché con un prodotto solo la sera prima di andare a letto faccio mani e piedi, fantastica, fantastica. Non l'ho ancora ricomprata, ma la ricomprerò a breve. Altro prodotto che conoscete benissimo, il sapone mani, anzi il lavamani riso venere delicato di Bottega Verde. Sapete che questa è una linea che adoro, tutta la linea corpo, bagnoschiuma, latte corpo, di sapone mani ne ho già finite 3 o 4. È una linea di Bottega Verde senza siliconi, parabeni e coloranti. E quello che mi entusiasma è il profumo, profumo delicatissimo, dolce, buono, che resta tantissimo sulle mani e lascia le mani morbidissime. Sicuramente lo ricomprerò. Poi ho finito una confezione di strisce depilatorie Vette per il viso. Di solito compro queste, posso comprarne anche altre marche, comunque con queste mi trovo molto bene, non ho nulla da dire. Come non ho nulla da dire sui miei soliti cotoncini levatrucco, i quando è i quadrotti di Tigotà, i miei preferiti, ma io compro spesso anche questi di Oshana, dipende da dove mi trovo a fare la spesa e mi trovo bene con entrambe le marche. Poi uno shampoo, questo è un Garnier ultra dolce al cacao e olio di cocco, senza parabeni, estratti naturali, liscia intensamente, capelli morbidi e setosi. Capelli lisci o da lisciare, è un prodotto molto famoso della grande distribuzione, buonissimi profumi praticamente di tutti questi shampoo, si trovano spesso in offerta. Questo è stato a lungo uno dei miei shampoo preferiti, almeno di ultra dolce. Ora non lo so, il capello è abbastanza cambiato, il mio capello, forse anche la mia cute, è diventata un pochino più delicata e mi ha un pochettino dato fastidio. L'ho fatto finire infatti a mio marito, quindi non credo che al momento lo ricomprerò. Però è una linea che mi è sempre piaciuta, sono spesso in offerta, quindi insomma, li conoscete meglio di me, ecco. Un altro shampoo che ho finito, che ho ricomprato, che ricomprerò perché lo amo, cioè sono 99 centesimi molto ben investiti, e è questo Splendor Shampoo Olio Splendente, dona capelli morbidi e setosi. La Splendor è una linea famosissima, soprattutto per il balsamo al cocco, che io non amo moltissimo, ma questa linea, ve ne ho già parlato, mi piace moltissimo, ha un profumo delizioso. È persistente sui capelli, specialmente il balsamo che è ancora più intenso. Sono 300 ml di prodotto, fa una bella schiuma, 1 inch decoroso. E comunque, al di là di tutto, mi piace tantissimo come lava i miei capelli. Li lava benissimo, li lascia morbidi e li fa durare a lungo. Sto tanto tempo senza lavare i capelli se utilizzo questo shampoo. Non ho ancora terminato il balsamo che ho nella doccia, ma ho già ricomprato 2 bottiglie di shampoo e 1 bottiglia di balsamo, perché comunque il balsamo ci metto di più a terminarlo, anche perché ogni tanto lo alterno alla maschera.
Mi piacciono da morire, non so che dire. Il capello rimane leggerissimo, idratato, morbido, ma molto molto leggero. Amo questa linea davvero. Poi un grande classico delle famiglie italiane. Abbiamo terminato tutti quanti questo bagno schiuma Pino Silvestre soffio di talco. Credo che non ci sia una famiglia italiana che non abbia acquistato almeno una volta nella vita uno di questi boccettoni. Questo è proprio il profumo di talco per eccellenza, secondo me. Quello che mi piace più di tutto è il profumo che lascio nel bagno quando utilizzo questo bagno schiuma, ma mi piace tantissimo soprattutto nella vasca perché fa una schiuma fantastica e con questo profumo quando faccio il bagno la sera è veramente una coccola, è rilassante e comunque non aggredisce la pelle, non me la secca, per cui mi piace, ogni tanto lo compro. Allora, due dentifrici, ve ne ho già parlato di uno di questo. Sono due dentifrici di BioRepair, è la prima volta che io li acquisto, onestamente. Vi avevo parlato di questo, che è quello protezione gengive, combatte ed aiuta a prevenire problemi gengivali con acido ialuronico. Questi sono dentifrici senza fluoro, senza SLS e senza parabeni. Io mi sono trovata divinamente con questo dentifricio che non è mentolato, ha un sapore vagamente farmaceutico, un pochino salino, ma praticamente quasi inesistente. Lo utilizzavo la sera. Io soffro di infiammazione alle gengive e mi ha aiutato tantissimo questo dentifricio. Non l'ho ancora ricomprato perché l'ultima volta che sono andata a fare la spesa non l'ho trovato, ho preso un'altra marca, ma l'ho iniziato da poco, ve ne parlerò. Quello che usavo al mattino invece era questo, che è sempre il BioRepair Whitening, quindi diciamolo sbiancante, ma in realtà ho letto dietro, non è tanto uno sbiancante, quanto ha delle proprietà che vanno a riempire le micro lesioni impercettibili alla vista che si formano nello smalto del dente. Va a riempirle e quindi a dare questo effetto di bianco naturale, ecco. A me è piaciuto molto, non ha un sapore mentolato troppo troppo forte, quindi se ricercate quel tipo di dentifricio non è questo il caso. Comunque la combo di questi due mattina e sera mi è piaciuta veramente tantissimo. Poi ho terminato un solvente, sto andando a casa, avete visto, un solvente parisienne per unghie, questo all'estratto di pappa reale senza acetone. Io onestamente non trovo alcuna differenza tra questi aromatizzati o con aggiunta insomma di qualche elemento particolare rispetto al classico rosso, col tappo rosso. Io però, ecco, lo sapete, ho delle unghie molto molto forti, non necessito di particolari cure. Non ho trovato alcuna differenza, funziona bene anche questo, nulla da dire. Vi volevo parlare invece di una tinta per capelli. Come vi ho annunciato, scusate, sto cercando le cose. Come vi ho annunciato, vi farò il video sulla mia hair care routine perché sono molto molto contenta dei miei capelli ultimamente e come credo sappiate, oramai io faccio la tinta a casa. Per ragioni di comodità, perché la posso fare la domenica mattina tranquillamente, perché è un risparmio, ma soprattutto perché io non sopporto andare dalla parrucchiera, cioè se io posso evitare di andare dalla parrucchiera sono felice, nulla contro, ma mi stufo così. L'ultima volta ho fatto questa tinta che non avevo mai provato perché ero in un supermercato diverso, non ero al Tigotà, in un giro diverso da quello che faccio di solito, ho trovato questa, l'ho voluta provare. Anche perché all'interno, oltre all'ossigeno, alla tinta, conteneva questo prodotto che è questa piccola confezione, che è una sorta di balsamo esaltatore della lucentezza del colore, piuttosto grandicello, infatti l'ho usato 3 volte. E niente, ho voluto provare, qui cosa dice? Questo è un color castano mediterraneo, caldo intenso, risultato naturale garantito, copre il 100% dei capelli bianchi, tutto vero, nulla da dire, il colore mi piace parecchio, anche se lo devo già rifare perché ho una ricrescita dei capelli bianchi spaventosa, ma fate finta di non vederla. Nulla da dire sul colore che è intenso. E questo riflesso leggermente rossiccio, non so se voi in camera lo vedete, ma si nota. Copre perfettamente i capelli bianchi, non sbiadisce, rimane molto lucido sui capelli e i capelli anche con l'aiuto di questo restano morbidissimi.
Ma io questa tinta non la ricomprerò più perché è molto 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 aggressiva. Contiene ammoniaca, ma io faccio delle tinte che contengono ammoniaca generalmente perché onestamente mi durano di più. Ma questa è terrificante, cioè a parte che lo sentite subito, ha quell'odore che vi invade gli occhi. È un odore che a me ricorda la parrucchiera della mia mamma negli anni 80 quando l'accompagnavo, quando si usavano quei prodotti molto aggressivi sui capelli. Ripeto, i capelli me li ha fatti perfetti, belli morbidi, luminosi, non hanno subito nulla, da questa aggressione, ma la cute. Cioè, sono impazzita. Io ve l'ho detto, io non ho una cute generalmente sensibile. Non so se mi, se mi si è sensibilizzata ultimamente. Non so se questo prodotto me l'ha sensibilizzata, ma io sono stata 15 giorni a grattarmi la testa. Non è elegante quello che sto dicendo, ma ve lo devo dire. Proprio un forte, forte prurito. Non ho avuto dermatiti, non ho avuto nessuna conseguenza visibile, ma prurito. Quindi non la ricomprerò sicuramente. Devo purtroppo buttare via questa lima di Essence, quella 6 facce, la mia preferita in assoluto, non l'ho ancora ricomprata, ma la ricomprerò. Non c'è una lima migliore di questa in commercio, secondo me. Poi ho terminato un altro sapone mani, questo è un Mantovani sapone liquido neutro dermoprotettivo, formula ipoallergenica jasmine con olio d'argan biologico, senza parabeni, nickel tested. Un sapone come tanti, devo dire che effettivamente non secca le mani, quindi questo va benissimo. Ha un buonissimo profumo, sa di gelsomino, ma non è molto persistente. Lo si sente nel momento in cui ho rogato il prodotto, ma poi non persiste sulle mani. Comunque, volendo in offerta, potrei anche ricomprarlo. Qui cade tutto. Ho terminato l'ennesima confezione di acqua distillata alle rose tonico rinfrescante di acqua alle rose Roberts. Ne ho già un'altra in utilizzo che sto utilizzando al mattino col detergente, tra l'altro, ma ve ne parlerò. E niente, a me questo prodotto piace sempre tantissimo, mi piace la profumazione. L'acqua distillata alle rose è al secondo posto nell'INCI, sono 300 ml, costa poco. Sicuramente non è un prodotto pregiato, ma su di me ha un buonissimo effetto, tonificante, rinfrescante, leggero, mi sveglia. A me questo prodotto continua a piacere sempre tantissimo. Poi mi si è suicidato, e qui parliamo di un prodotto make-up, questa cipria polvere viso di New York Color che io avevo trovato all'OVS. Si chiama Color Wheel Mosaic Face Powder e fondamentalmente questa è una sorta di cipria con un effetto Translucent Highlighter Glow. L'ho usata un po', ma mi si è sfracellata a terra in 1000 pezzi in maniera irrecuperabile. Non mi dispiaceva affatto. Il colore che usciva dal prelevare tutto il prodotto col pennello era un colore molto bello che si adattava molto bene al mio viso ed effettivamente aveva questo effetto sia opacizzante ma molto luminoso sulla pelle. Costa poco, era sottile direi, non segnava le rughe, non segnava i pori, non mi è dispiaciuta affatto. Se mi trovassi potrei anche provare a riacquistarla. Poi un altro dentifricio minuscolo, questo è un Mentadent White Now che vi ho messo qui, l'avevo ricevuto in omaggio con l'acquisto di un altro dentifricio Mentadent, e questo è l'effetto Glossy Chic, quindi dovrebbe dare quell'effetto un po' brillante ai denti e io effettivamente questo effetto lo notavo, non in maniera continuativa, ma proprio come effetto immediato, cioè lavandosi i denti con questo vedevo proprio una certa luminosità, non è affatto male. Poi ho terminato un prodotto di cui non vi parlo mai, non credo di aver mai citato un prodotto di questo tipo, e cioè un detergente intimo. Non li metto mai nei prodotti finiti perché compro quello che trovo, onestamente, non ho problematiche particolari, ma mi sono trovata ad acquistare questa mini taglia Ecos da Tigotà. Ce ne sono due tipologie, questa è quella con estratto biologico di camomilla, è un prodotto dal Buoninci e mi è piaciuto tantissimo, per questo che ve ne parlo.
È un prodotto abbastanza liquido, molto molto delicato, molto rinfrescante, leggero, mi è piaciuto un sacco, tant'è che ho ripreso altre due mini taglie perché ho voluto riprendere questa, la camomilla, e provare quella alla bardana. Le ho in utilizzo tutte e due in questo momento e poi deciderò quale versione grande prendere. A me è piaciuto veramente moltissimo. Poi ho terminato un prodotto che mi ha stupita. Tanto, mi è piaciuto moltissimo, tant'è che l'ho di nuovo in utilizzo. È questo fluido opacizzante idratante di Kiko, della linea di skincare nuova di Kiko. Non ho idea se questo sia la riformulazione di un prodotto che già esisteva, se è stato rifatto il pack di un prodotto che già esisteva, non lo so, perché non avevo mai utilizzato niente di questo tipo di Kiko. Questa è la Hydra Pro Matte Mattifying Moisturizing Fluid. La uso come crema idratante al mattino. Ottima! A parte che questo flacone, che amo anche come packaging, mi è durato tantissimo. Sono 50 ml, io ci ho fatto almeno 5 mesi perché ne basta veramente poca. È un fluido cremosino, però non è leggerissimo. E ha questo effetto mattificante che è un po' quello che io cerco dalla base trucco la mattina. Mi piace appunto avere sì l'idratazione, ma assolutamente non un effetto lucido, grasso, troppo ricco. Questo è un prodotto eccezionale. Mi sento veramente di consigliarlo a chi ha una pelle da mista grassa, direi. Io ce l'ho normale mista, ma sto usando un siero che è anche idratante, quindi vado a compensare l'eventuale mancanza di idratazione, no, insufficienza di idratazione di questo fluido con quel siero. Mi trovo divinamente. A tale proposito, ho terminato anche questo sample della crema di Estée Lauder, la Clear Difference. Ho il Control Moisturizing Hydrating Gel. Io ne ho già usate, credo, un paio di mini taglie di questa crema che dovrebbe avere lo stesso effetto di questa di Kiko, nel senso che anche questo è un idratante leggero e anche questo dovrebbe tenere sotto controllo l'oleosità della pelle, quindi tenere sotto controllo la lucidità. È fantastica, è meravigliosa, eccezionale. Ha una consistenza più gelosa di questo fluido e forse un filo più idratante, quindi è un po' più completa probabilmente come crema. Ma come effetto mattificante sulla pelle io non ho riscontrato delle enormi differenze, quindi anzi non ho riscontrato differenze direi. Per cui alla fine delle finite rapporto efficacia, prezzo, non voglio dire qualità, ma efficacia sì. A mio avviso, per ora vince Kiko. Certo che se avete bisogno di un'idratazione un po' più intensa, forse è meglio provare con questa linea di Estée Lauder. Comunque, ecco, questa è la tipologia di crema che vado a ricercare e trovo che siano entrambe molto, molto buone. Poi un'altra crema, praticamente ho finito un sacco di prodotti nella mia vecchia skincare da tanto, alcuni, quindi presto vedrete, forse il prossimo video addirittura sarà la mia nuova skincare routine. E di questa crema vi ho già parlato in un video preferiti, è la seconda volta che la uso. È una crema di Planters, acido ialuronico, crema viso anti-age, antirughe e tonificante. È fantastica. Planters è un'azienda di Genova che produce tutti i prodotti con attenzione agli ingredienti. Non sono prodotti bio, ma sono tutti comunque molto studiati, molto ben formulati. Io adoro questa crema perché innanzitutto è molto molto soffice, molto piacevole da spalmare. Molto leggera, una sorta di mousse quasi, anche se in realtà è una crema bella ricca che io ho usato volentierissimo la sera. Questa sarebbe una 24 ore, ma io col mio tipo di pelle non potrei usarla di giorno, ma la sera è fenomenale, è veramente bella, ricca, molto nutriente. Io comincio ad avere un'età per cui sì, ho una pelle da normale a mista, ma ho bisogno di nutrienti, specialmente la sera. Sto cambiando un po' il modo di curare la mia pelle la sera dal punto di vista delle creme perché mi trovo sempre meglio con creme belle e corpose.
Questa è una ideale via di mezzo fra la corposità e il nutrimento e comunque una crema che non mi lascia unta e che non mi infastidisce. In più devo dire che l'effetto tonificante antirughe è un effetto visibile e sensoriale, oserei dire, perché a parte l'idratazione avverto subito questa sensazione di compattezza, di pelle che tira, nel senso che è tirata su, nel senso buono del termine, e vedo gli effetti sulla lunga durata. L'unico problema che ha questa crema, e già ve lo dicevo, è che ha una scadenza breve. Perché ha una scadenza di 3 mesi. Se la usate mattina e sera non c'è problema, la terminate, ma se la usate solo la sera, come ho fatto io, si fa fatica. Infatti, io diciamo che l'ultimo mese l'ho utilizzata sia sul viso che su collo e décolleté per non dover andare a buttarla via e perché io tendo a non utilizzare prodotti scaduti, anche se lì magari non mi rendo conto che non hanno perso, non so, la profumazione originaria e così via, ma sul viso preferisco non rischiare. È l'unico vero problema di questa crema, secondo me, che peraltro invece è ottima. Ho terminato anche i due contorno occhi che avevo in utilizzo, uno la mattina e uno la sera. Su questo facciamo così, perché non so quante volte ve ne ho parlato, è la crema contorno occhi di Fremond, quella con glicoceramidi, fosfolipidi e liposomi termali, la linea classica di Fremond, non quella biologica, che comunque ha alla base l'utilizzo dell'acqua termale di Repole. E anche qui una buona attenzione agli ingredienti. Questa era la crema, esiste anche il gel, ottimo rapporto qualità-prezzo, parliamo di 30 ml per circa 25 euro. Si trova da Tigotà o nelle boristerie bioprofumerie che tengono questo marchio e lo sapete, io trovo che questo sia un contorno occhi globale fantastico. È una buona via di mezzo tra un effetto leggermente anti-age, ma soprattutto molto idratante, molto morbidente, molto lenitivo sul contorno occhi, ottimo. La sera invece ho voluto provare sempre della linea skincare di Kiko questo prodotto che è il Sublime Youth Eyes, della linea, diciamo, quella per pelli più mature di Kiko. Questo è proprio un antirughe. Sono 15 ml, anche se il flacone è gigante. E quello che mi è piaciuto di più di questo prodotto è la texture, perché è molto balsamo. Quindi, se amate questa tipologia di contorno occhi, specialmente la sera, è fantastica perché è proprio burrosa, ma non così tanto da restare unta. Comunque è una crema contorno occhi che si assorbe, tant'è che io spesso l'ho usata anche al mattino e non ho avuto problemi a truccarmi. Che dire, a parte questo, non l'ho amata particolarmente, nel senso che io ho notato una discreta idratazione, non eccellente comunque, ma soprattutto non ho visto nessun effetto anti-age. Per essere la linea per pelli mature, non la vedo così adatta a pelli mature, insomma, se avete più anni dei miei o comunque un contorno occhi segnato, non è questa la crema per voi. Tra l'altro non costa neanche pochissimo per essere Kiko, quindi io credo che non la ricomprerò. Poi ho terminato dopo un anno esatto di utilizzo il booster detox di Clarins. Sapete che io ho provato questo e il Repair, quello blu, non ho mai provato l'Energy. Comunque questo è quello che io ricompro, ho già ricomprato e ricomprerei perché noto effettivamente degli effetti. Io l'ho utilizzato all'inizio per un ciclo di un mese, poi ho fatto dei cicli da una settimana. Quando l'ho usato per un mese l'ho messo nella crema idratante la notte, quando l'ho fatto per una settimana pure, e poi mi è capitato di utilizzarlo al bisogno, magari 2 giorni di fila o 3 nella crema, oppure in una maschera idratante, per avere appunto questo effetto detox immediato. Soprattutto
in giornate particolarmente complicate, quindi o la sera dopo una giornata molto stancante o più facilmente al mattino, magari se la sera ero uscita e non so, mangiate più tardi, sbevicchiate qualche cosina in più e quindi avete questa sensazione di pelle che si ingrigisce, stanca, che ha bisogno di essere rinnovata. E io nella maschera ho notato veramente gli effetti con questo booster. Mi è durato un anno intero perché io no, forse un filo meno. L'ho comprato in aprile, appena uscito l'anno scorso e l'ho terminato un paio di settimane fa. Poi ho finito questa versione da borsetta del profumo di cui vi ho appena parlato, che è il fumo doppio di Erbario Toscano, che è questo profumo fantastico, molto speziato, cannella, cumino, cardamomo, legni e così via, ma che ha questo fondo di muschio bianco che rende il tutto più dolce, più pulito e più adatto anche all'indosso per una donna. È un profumo molto particolare che amo, tant'è che ho comprato i 50 ml. Poi ne ho terminati due, ve li avevo già mostrati questi due campioni, ma qui ne ho uno. Questo è di Wellmax, che è questa azienda che fa prodotti di skincare, che è in esclusiva la Gardenia, che tante di voi conoscono, scusate il telefono, e che tanti di voi conoscono perché quando li ho citati in un precedente video in tante mi avete consigliato i prodotti di questa linea. Questo nello specifico è della linea Hyaluron Anti-Age Day and Night Perfect Eye Gel. Mi è piaciuto tantissimo. È un gel bello denso, bello interessante, cioè non è quella cosa freschina che vi mettete sugli occhi ma non dà soddisfazione, si massaggia, si assorbe molto bene e ha un effetto rimpolpante e che apre l'occhio che io onestamente ho notato. Tant'è che sono andata alla Gardenia per acquistarlo, ma mi sono fatta conquistare da un'altra linea, lo vedrete poi nel video sulla skincare, più adatta anche al discorso anti-age, quindi non solo idratante, ma anche riempitivo delle rughette e così via. E lo sto utilizzando. È una linea che voglio esplorare a costi medi per essere un'azienda da profumeria. Considerate che il contorno occhi che utilizzo ora, che è quello della linea più cara, perché è la linea anti-age, sono 20 ml e l'ho pagato intorno ai 30 euro. Quindi questo mi pare che costi sui 25. Voglio esplorare meglio questa azienda perché mi ispira tanto. Un'altra confezione di dischetti, poi un altro prodotto make-up terminata completamente, se n'è andata via la mina della matita famosissima di Kiko, quella temperabile per sopracciglia, la Precision Eyebrow Pencil, mi pare si chiami, questa è la numero 2, quella che utilizzo sempre, semprissimo, ce l'ho di nuovo in utilizzo, questa è temperabile ma la tempero volentieri, insomma, perché mi piace troppo l'effetto che fa, riesco ad avere un buonissimo controllo sull'utilizzo della matita, a modulare l'effetto, ad avere un effetto sia più naturale che un pochino più grafico. Mi piace il tratto, mi piace la consistenza della mina, dura tutto il giorno, dura tantissimo la matita, è comodissima da reperire e spessissimo la trovo in offerta, quindi l'ho già ricomprata e di nuovo in utilizzo. Andiamo a maschere o cose sporchevoli, ma non ne ho molte perché non ne ho fatte tante questo mese. Ah, ecco, innanzitutto ho due confezioni di scrub corpo di questo Geomar. Il classico, quello, il Talasso Scrub normale. Sapete che il mio preferito è il rimodellante per l'azione idratante, per il profumo che ha superiore a questo, secondo me. Ma io trovo che in ogni caso gli scrub Geomar siano i migliori sul mercato per reperibilità, rapporto qualità-prezzo. Scrubano benissimo senza irritare e idratano in maniera fantastica. Io adesso ho altre due bustine di quello rimodellante. Ho comprato le bustine perché da Tigotà qui da noi ultimamente c'era un'offerta per cui la bustina costava 99 centesimi. E cosa ho fatto? Ne ho presi due così perché non me lo ricordavo più, lo volevo riprovare, e due di rimodellante. Ho tenuto la confezione
dello scrub di Bioficina Toscana che vi ho fatto vedere nel precedente video e siccome a me questa bustina dura una volta e mezzo, diciamo, le ho versate queste due in quella confezione in modo che sono riuscita ad utilizzarla per 3 volte, quindi ho fatto quasi un mese di utilizzo a bassissimo costo e farò così anche il mese prossimo con l'altra versione. Poi vedremo se ricomprare questo o se mi verrà voglia di usare altro. Poi di maschere in tessuto ne ho fatte solo due questo mese perché ho tante maschere in crema e sinceramente non voglio farle scadere, quindi sto prediligendo l'utilizzo di quelle. E poi perché comunque per l'utilizzo curativo, voi lo sapete, ve l'ho detto tante volte, preferisco comunque le maschere in crema. Ne ho fatta una di Toni Moly, di quelle del gruppone che io ho, che è una maschera purificante, questa, Skin Purifying, questa qui. Confermo quello che ho detto l'altra volta, io non trovo che ci sia una grande differenza tra l'una e l'altra di queste maschere. Ce ne sono alcune che sono preferite da me rispetto ad altre, ma anche questa che è una purificante, io non ne avevo ancora fatte di purificanti di Toni Moly, io non vedo che abbia un'azione diversa, profondamente diversa dalle altre. Mi piacciono tutte, ma mi piacciono tutte allo stesso modo, insomma, quindi non vorrei dire che una vale l'altra, ma quasi. E poi sono riuscita a provare l'ultima che mi mancava da provare di Garnier, che è questa rosa, che è la maschera super idratante lenitiva. A me è piaciuta tantissimo. Io ho sentito alcune tra voi a cui non piace, altre che la considerano la preferita fra le tre, ma come è ovvio che sia, siamo tutti diversi. A me questa è piaciuta tanto. Io l'ho trovata davvero lenitiva. Questa l'ho fatta di sera dopo una giornata intensa e tutta fatta fuori casa, quindi anche aggredita dagli agenti esterni, stress e quant'altro. E io l'ho trovata effettivamente idratante e molto 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 distensiva, molto rilassante. E ho visto che ha agito anche su proprio il colorito della pelle. Lo noto molto questo perché soffrendo di rossori, come rispondono i rossori della mia pelle ai prodotti è una buona cartina di tornasole per me per valutare un prodotto. In questo caso, dopo la posa, io avevo proprio una pelle distesa, luminosa, molto riposata e priva di rossori. Mi è piaciuta tanto. Io queste di Garnier continuo a ricomprarle e sono onesta, credo che saranno le uniche maschere in tessuto che comprerò da qui in avanti. Perché sono facilmente reperibili, perché costano poco e perché non trovo in altre che ho provato, a parte le Iroha. Non so se vi ricordate quando ve ne parlai, che quelle sono eccezionali, che so che vengono all'Esselunga appena potrò andrò a prenderle, però a parte quelle non trovo nelle altre che ho provato un valore aggiunto rispetto a queste di Garnier. Io ho terminato questo mese, ho finito tutto e ci rivedremo, non credo, spero davvero di riuscire a fare questo video una volta al mese per evitare video chilometrici, lunghi lo saranno tutti i miei video, ma spero che non siano troppo lunghi. Io vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!